benvenuti in questa breve riflessione della domenica sul canale di episteme.com. In questa puntata affronteremo il tema importante della libertà. Questa parola è forse la più antica mai pronunciata dall'essere umano sulla Terra. Per l'uomo delle caverne, libertà coincideva con il fuoco. Per l'uomo nomade, la libertà era la mobilità, che andava a identificarsi con la figura del cavallo. Per l'uomo sedentario, libertà era la terra da coltivare, perché gli forniva tutto il necessario per la sua sussistenza e sopravvivenza. Però, per me, tra tutti i significati di libertà che si sono verificati nel corso della storia, è solo l'uomo antico indoeuropeo che colse fino in fondo l'autentico significato della parola libertà. Se analizziamo l'etimologia della parola sanscrita moksha nell'induismo o anche il nirvana del buddismo, ci accorgiamo che coincidono entrambi perfettamente con l'idea di libertà. Questo concetto è poi stato declinato in diversi modi da molte culture antiche, come la tarassia epicurea, la gelassenite eckhartiana, la plosis plotidiana e l'eudaimonia aristotelica, ma ce ne sarebbero moltissimi altri. Ciò che accomuna questi termini è che identificano tutti nella parola libertà il loro fine ultimo teleologico. La libertà in questi casi coincide con la liberazione, ciò che Schopenhauer definirà come noluntas, cioè la negazione della volontà di vivere. Questa parola non ci deve spaventare, perché ciò non vuol dire suicidarsi o negare la vita e l'esistenza, ma l'esatto contrario. Possiamo affermare che la più radicale forma di libertà è l'affermazione della vita e dell'esistenza. Ora ci verrà da chiederci: una liberazione soteriologica da che cosa? Dagli innumerevoli dolori causati dal mondo fenomenico, di cui abbiamo precedentemente parlato nella scorsa puntata trattando il tema del dolore. Ora sorge spontanea un'altra domanda: da che cosa derivano i dolori del mondo fenomenico? Questo è presto detto: dalle passioni, dai piaceri, dai desideri, ma anche dall'egoismo e dall'individualismo. Questo perché, come sottolineava sempre Schopenhauer nella sua opera Omnia, il mondo come volontà e rappresentazione, ogni desiderio nasce da un vuoto, una mancanza, che una volta sopperito, ecco che spunta la noia, facendolo tornare alla condizione precedente di dolore, portandolo in questo modo a volere desiderare qualcos'altro, e così questo meccanismo si protrae all'infinito. Ciò che lui chiama voluntas. Nello yoga di Patanjali, la libertà coincide con la sua famosa frase yoga citti vritti nirodha, che la possiamo tradurre in questo modo: lo yoga è la soppressione delle modificazioni della mente. Per Patanjali, infatti, solo arrivando ad avere il controllo pieno dei propri flussi mentali, in continua agitazione frenetica, diventando sovrani della nostra mente, possiamo reputarci ed essere veramente liberi. Perché in questo modo, calmando il turbine infinito di pensieri che si agitano all'interno della nostra mente, causandoci dolori e turbamenti mentali, si è in grado di trovare quella vera pace che coincide con il concetto di liberazione. Ma non solo la libertà, anche altri termini di uso quotidiano come tranquillità, felicità, pace, benessere, in origine avevano tutti una profonda valenza e funzione metafisica. Però cosa è successo con l'avvento della modernità? Che l'idea di libertà, intesa come ascetismo, monachesimo, eremitaggio descritta finora, diventa piano piano sempre più irrealizzabile, mentre nel mondo antico era una consuetudine sia a livello exoterico che a livello esoterico.
e gli uomini liberi, coloro che cercavano la libertà, erano da sempre associati ai saggi filosofi. Mentre oggi, per la mentalità moderna, con l'avvento del liberalismo, il significato di libertà viene completamente ribaltato e rovesciato. E così facendo diventa e viene declinato in anarchia, in liberismo, in individualismo, in emancipazione, eccetera. E con esso anche i termini tranquillità, felicità, pace e benessere abbandonano la metafisica per essere impiegati in contesti consumistici offerti dal mondo borghese, facendo esattamente il contrario di ciò che consigliavano gli antichi indoeuropei, passando dall'abbandono dei beni materiali al loro possesso esclusivo, ma anche ciò che insegnava Patanjali, dominati totalmente dalla voluntas, dalla volontà di vivere. Detto ciò, possiamo dire che oggi nessuno è libero, ma siamo tutti schiavi, come giustamente sottolineava Rousseau quando scrive: «L'uomo è nato libero, ma ovunque si trova in catene». Trasfigurando il significato stesso di libertà col suo opposto schiavitù, noi non siamo liberi. Il liberalismo non ci ha donato la libertà, ma semplicemente ci ha ridotto tutti ad essere dei liberti. In conclusione, io penso che la vera libertà non debba essere cercata fuori da noi, negli oggetti materiali, ma dentro di noi, nell'anima. La salvezza, dopo tutto, nell'induismo è la liberazione dell'anima dal ciclo di nascite e morte, e la si ottiene raggiungendo il livello spirituale più alto, unendo l'anima col divino. Per questo motivo la libertà si può raggiungere solo attraverso una catarsi, una trascendenza, un'introspezione, una conoscenza di noi stessi, e non quella spacciata dal mondo borghese. Anzi, quella a tutti gli effetti è un'anti-libertà e una contro-libertà. Alla prossima!